Entra nella fase cruciale il percorso che farà dell'Abruzzo un hub dell'idrogeno. A Spoltore, l'ARAP, azienda regionale per le attività produttive, soggetto attuatore della Regione Abruzzo per la filiera dell'idrogeno, ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del progetto che rappresenta il futuro dell'innovazione tecnologica. Alla riunione operativa che si è svolta a Spoltore hanno partecipato una sessantina di imprese. L'evento è stato organizzato con la DII Desert Energy, di cui ARAP è socio, network internazionale composto da oltre 50 aziende e organizzazioni di 25 paesi, con uno staff di esperti nel settore energetico, infrastrutturale, finanziario e di politiche pubbliche. Tracciare la strada per fare dell'Abruzzo una Hydrogen Valley per la produzione del vettore green ricavato dall'idrolisi dell'acqua, ma anche per la produzione della tecnologia necessaria all'intera filiera, è stato uno degli obiettivi dell'incontro di Spoltore, nell'ambito del percorso avviato dall'ARAP nel 2022 all'Expo di Dubai, come ha spiegato Giuseppe Savini, presidente regionale di ARAP. Finalmente il percorso che ARAP come soggetto attuatore della Regione Abruzzo per la filiera dell'idrogeno, con il bando vinto sulle aree industriali dismesse, ma già iniziato con l'Expo Universale, quando abbiamo portato le imprese a Dubai e poi al COP28 a Riyadh, a Dubai e poi nella missione a Riyadh, e finalmente questo percorso giunge alla fase cruciale. Finalmente i protagonisti non sono gli enti pubblici, finalmente i protagonisti non è la convegnistica, ma finalmente i protagonisti sono le imprese. Oggi con questa iniziativa riuniamo, oltre che la parte politica, le partite IVA, quindi le imprese che sono interessate alla filiera dell'idrogeno, ai progetti, e tramite la lungimiranza di ARAP o di suoi uomini, quindi l'accordo fatto con DII Desert Energy, che è il più grande incubatore mondiale delle rinnovabili, dove noi andiamo a tingere le tecnologie, finalmente le imprese possono mettere a terra i progetti sulle filiere produttive. Era quello che noi ci eravamo prefissi quando abbiamo iniziato questo percorso. Alcune cose non erano scontate, io penso che sia un fiore all'occhiello per la regione Abruzzo essere protagonisti e quindi hub dell'idrogeno nel centro Italia con le imprese per quello che è un settore trainante per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, lo sviluppo delle imprese inquadrato nell'ambito della transizione ecologica e della transizione energetica.